documentare un castello particolare, Château de Moulin, di cui si vedono le due torri in lontananza. Questo castello ha la particolarità di presentare sulla facciata occidentale una triplice cinta incassata nella muratura, veramente grande. Vogliamo andare a verificare se è effettivamente così. L'emozione si fa palpabile. Ci stiamo avvicinando sempre di più al castello e siamo gli unici visitatori. Non vediamo l'ora di vedere e di documentare questa triplice cinta che sappiamo solo esserci dalle fotografie. Questo castello fu realizzato nel XIV secolo da Philippe Moulin o de Moulin, che da semplice scudiero del re, anzi dell'allora duca Charles d'Orléans, divenne poi, facendo la classica scalata sociale, il suo migliore e più fidato collaboratore. Lui gli faceva ampi servigi perché quando era in guerra oppure quando era stato prigioniero in Inghilterra, Philippe si era incaricato di guardargli i terreni, di governargli, insomma, di amministrargli le tenute. È stato ricco e anche famoso perché sulla sua tomba poi venne scritto che il suo ultimo titolo fu quello di cavaliere. Realizzò questo castello che, da come vediamo, è veramente bello e molto pittoresco perché è immerso in una natura incontaminata. Sul suo castello originario c'era scritto: con l'aiuto di Dio e armi vittoriose. Ha visto, come vedete, che c'è un tris su questa di facciata, vedete? Assomiglia veramente, e anzi possiamo dire che è proprio un tris. E adesso andiamo a caccia della triple enceinte, come dicono i francesi. Ecco, come vediamo, la scorgiamo veramente, è un'emozione unica perché dopo averla vista solamente in una fotografia disponibile, ecco che è proprio davanti ai nostri occhi. Non so se si vede bene, ma comunque c'è ed è veramente, veramente un'emozione grande averla trovata dopo essere giunti fino qui. Il castello è bellissimo e la facciata su cui si trova la TC è quella più occidentale, che guarda praticamente il bosco, non dà su nient'altro, e quindi non la potevano vedere tutti perché non era in facciata, era visibile solamente da chi attraversava la tenuta dal lato ovest oppure anche da coloro che si potevano trovare nel giardino qui dietro. Ci domandiamo, ma con quale intento è stata incassata una triplice cinta sulla muratura di questo castello? E ora tutti quelli che dicevano, che sostengono che la triplice cinta è solamente un gioco, ci facciano vedere come è possibile giocare su una parete di questo genere. Grazie.
fatto. Non riusciamo a staccarci da questa meravigliosa ed emblematica TC che porteremo sempre nel nostro cuore. E adesso procediamo con la visita a questo castello, che ha tutta l'aria di essere veramente molto interessante. Chissà cosa avrà voluto significare il suo proprietario apponendo una triplice cinta e un tris sulla facciata del proprio castello. Una che guarda occidente, come abbiamo visto appena adesso, e una che guarda a oriente, il tris che guarda a oriente. Avrà avuto qualche significato, per così dire, esoterico, cioè nascosto, o avrà voluto semplicemente dirci a me piace giocare a filetto? Assolutamente no. Crediamo che la soluzione stia proprio nella prima ipotesi. C'è questa scritta qui posizionata sopra l'abside di quella che potrebbe essere la cappella. Poi andremo dentro a vedere effettivamente che edificio è. Delle lettere ben chiare, e che poi eventualmente ci riserviamo sicuramente di decifrare. È delizioso questo posto, è incantevole e delizioso. E io non vedo l'ora di mettere nel mio libro questa splendida scoperta. Ecco, invece appunto dalla parte opposta della TC troviamo il tris. Un tris che è articolato in maniera un po' curiosa, perché da lontano dà l'impressione di avere praticamente la linea, il segmento orizzontale quasi ondulato. E quello verticale è un po' più... marcato rispetto alle due linee diagonali, sembra quasi una spada. È molto interessante. So, per fare un po' anch'io la Giacobbo della situazione, dico: abbiamo ottenuto un permesso speciale e siamo potuti entrare e vedere dalla parte proprio sotto questa facciata, proprio in tutta la sua bellezza, la TC, per proprio tastare con mano la sua perfetta esecuzione. Tra l'altro, un'esecuzione che non dà adito ad alcun dubbio che sia stata un'esecuzione voluta, curata, calcolata, perché tutte le misure sono perfette. È ben proporzionata, armonica, fatta intenzionalmente, e si trova immersa in questo diciamo disegno attorno, che è impostato tutto su dei rombi. Come la tecnica du cuir de Cordoue, sauf qu'il s'agit non plus de cuir repoussé mais de métal repoussé.
Vous avez une prière latine qui signifie en français « Mère de Dieu, souviens-toi de moi », ce qui suggère que c'est une chapelle consacrée à la Vierge. Proprio il castello delle fiabe. Qui c'è l'esposizione del Museo delle Fragole.